Buonasera a tutti, siamo qui con Mister Gio Di Sacco al primo raduno della Giovanile Centallo per l'eccellenza. Mister, sensazioni, emozioni qui sul campo al rientro da Mister e alla prima da Centallese. Beh, innanzitutto buonasera, ma le sensazioni sono ovviamente di grande entusiasmo, grande carica, grande voglia di iniziare questa stagione. Abbiamo lavorato questi mesi, diciamo, fuori dal campo col direttore, con i due direttori, con Luca e con Samu, quindi la voglia di iniziare sul campo era tanta. Quindi ci presentiamo oggi con grande entusiasmo, con grande voglia di fare, con grande consapevolezza di iniziare a lavorare forte per iniziare a pensare alla stagione. Ti sei portato anche alcuni tuoi pupilli che avevo avuto a Moretta, ti chiedo come ti aspetti la squadra, quelli che ci sono già adesso. Ma sì, no, ma guarda, arrivo già in un gruppo consolidato, ripeto, quindi arriviamo in una società, in un ambiente consolidato con un gruppo già forte. Poi il mercato ci ha portato per una serie di situazioni a portare a centrare dei giocatori con cui ho già lavorato, quindi questo ben venga, sicuramente. E sicuramente prima ho guardato l'uomo che il giocatore, quindi sono contento anche di questo, aver portato prima degli uomini e poi calcisticamente parlando i giocatori qui a Centallo, quindi di questo sono molto contento, quindi c'è un buon mix secondo me tra giovani, interessanti e vecchi, e quindi c'è solo da iniziare a lavorare e mettere delle buone basi per la stagione. Mister, ti chiedo ancora questo, che preparazione ti aspetti adesso dai tuoi e poi che campionato ti aspetti? Sarà sicuramente intenso. Allora, la preparazione è ovvio che adesso si riparte dopo quasi 3 mesi di inattività, quindi bisogna partire. Questi primi 3 giorni saranno sicuramente 3 giorni di riattivazione per i ragazzi, per la squadra, quindi partiremo in maniera ponderata da riuscire a programmare le cose nelle prossime settimane. Quindi mi aspetto un ritiro fino alla Coppa Italia, sicuramente dove ci sarà da faticare, da sudare, da impegnarsi, perché sono le settimane dove metti le basi per le prime giornate di campionato, quindi sicuramente bisogna mettere benzina in questo mese. E il campionato vedremo, c'è da lavorare, quindi c'è ancora tanto da fare e penso che questa squadra si deve costruire gli obiettivi settimana dopo settimana, mese dopo mese, e quindi iniziando da oggi a mettere il primo mattone, secondo me, per iniziare a costruire una casa, no? Oggi è il primo mattone col primo allenamento e vediamo di continuare il processo di lavoro nelle prossime settimane. Grazie, mister. Grazie a voi.